Direttore, ci siamo sentiti ieri per Gravillon e di Alcantara, ma oggi ovviamente serve un suo commento, perché Simone Padoin è un giocatore dal curriculum incredibile, non occorre presentarlo perché lo conosciamo tutti, però ci spieghi com'è nata questa idea e come si è articolata una trattativa che comunque qui ad Ascoli non eravamo abituati a seguire da anni e anni. Sì, a prescindere dal curriculum di Simone, che è un curriculum di livello assoluto, e io sono estremamente orgoglioso di aver portato un ragazzo così, perché poi conoscendolo, guardando i suoi atteggiamenti, vedendo la maniera in cui si allena, capisci del perché di tante cose. Quindi io penso che per noi sia una grande opportunità, perché è un esempio virtuoso, vivente, di come vanno fatte le cose, di quanto la dedizione, la forza d'animo supera qualsiasi cosa, e lui, oltre ad essere un ottimo giocatore, ancora molto, molto nel pieno, è un ragazzo che ci dà tanto. La trattativa, diciamo, è sempre stata tra il serio e il faceto. Inizio mercato era una cosa che ci avevo in testa. Naturalmente lui, come il procuratore, come giustamente deve essere, dopo un campionato giocato, insomma, in maniera molto frequente con il Cagliari, anche con buonissime prestazioni individuali, 30 presenze, aveva un mercato sviluppato anche in Serie A. Avevo letto Verona, il Parma lo so di sicuro perché mi aveva detto Fagiano, che stava provando a fare delle uscite per prenderlo, e quindi mi ero informato. Lui disse: guarda, in questo momento sta cercando la Serie A, comunque almeno, non voglio essere indelicato parlando di soldi, quella cifra lì, che era meno della metà di quella che percepiva lo scorso anno, e al che era fuori dalle nostre possibilità, è andata un po' via. Poi da lì è passato un mese, abbiamo visto le prime uscite della squadra, abbiamo visto quelle che erano le positività, quelle che erano invece le cose che ancora non erano completamente a posto, soprattutto dal punto di vista dell'equilibrio. E lui è sicuramente un giocatore di un'intelligenza calcistica e tattica immensa, e quindi mi è ritornata a bomba questa idea. E quando ho richiamato il procuratore ho ricevuto una risposta immediatamente positiva dopo 6 ore, perché lui era stanco di stare a casa e quindi ha sposato immediatamente e con un grandissimo entusiasmo questo progetto. E lo si vede, lo si percepisce giornalmente con che tipo di applicazione vive le nostre giornate. Lui ha detto di preferire il ruolo di mezzala sinistra, ovviamente ha coperto tantissimi ruoli in carriera, anche quello di terzino sinistro. È già pronto per scendere in campo con Livorno? Ma per come l'ho visto io questa settimana, che ho seguito qualche allenamento, mi sembra dal punto di vista atletico essere quasi a livello dei nostri, dopo non aver fatto la preparazione, anzi a livello dei nostri, e questa è un'altra conferma della enorme professionalità del ragazzo. Quindi secondo me è assolutamente convocabile, assolutamente utilizzabile. Poi sarà una scelta dell'allenatore, ma vediamo. Sì, però è dei nostri.